Ragazzi, siamo qui in un nuovo episodio di Clash of Clans e oggi siamo pronti per un'area di base. Oggi tocca al nostro amico Josh. Comunque, andiamo nel nostro clan. Josh è in linea molto bassa, come vedete, livello 16, pallotto abbastanza. Ecco. Ci può stare. Comunque, già a prima vista mi piace. Così mi piace. Una cosa, ci sono delle pecche. E delle grandi pecche. Non dei pecca, delle pecche. Pecche vuol dire una cosa che non va. Le miniere non vanno, gli estrattori non vanno e le caserne non vanno. Mi piace però la cosa che hai fatto re alto e hai il deposito al centrissimo. Quindi molto molto bene. E anche, anche il castello del clan molto bene. La cosa invece che non mi piace è... sacrificato una bella base. Perché? Perché guarda dove sono piazzate le difese aeree. Una qui. Una e una qui. Una bellissima base. Anche forte perché le difese sono molto alte. Il problema è che con due o tre mongolfiere, diciamolo così, ti staccano le braccia. Però vabbè, può andare bene. Mi piace la cosa delle trivelle. Però per il resto può andare bene. Municipio di farming, molto bene. Vediamo un po' le truppe che hai. Ok. Repubblica 7. Le principali truppe dal barbaro al stregone buono. Vertura al 3 buono. Drago al 3 buono. Pekka al 2 buono. Sgherri, buono, domatori non potenziati. Questo mi fa innervosire un pochetto, perché i domatori sono molto forti. Però, cosa si vuole? Il tuo è sicuramente una buona base. C'è qualcosa da migliorare, non... ti consiglio di cambiare base. Fai conto che io non sono un re delle basi. Però, sinceramente, questa è troppo esposta. Tiene difese aeree troppo esposte. Fai conto che con i giganti non ti entreranno mai. Però, con due mongolfiere ti entrano. Va bene. Grazie tutto a Josh e noi ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!